Ed eccoci qua, bentornati ancora in diretta sulle Fonti TV. Prosegue la nostra maratona, continuerà fino alle 9 del mattino del giorno dopo, ovvero il 9 marzo, quando riprenderanno, ecco, le nostre solite dirette, e cioè le dirette focalizzate sui mercati finanziari e sull'economia in Italia, ma anche in tutto il mondo, certamente. Allora, come stavo dicendo, prosegue la nostra diretta dedicata alle donne. Oggi è l'8 marzo. E quindi bisogna dare spazio alle donne e parlare della donna nel mondo del lavoro e qual è il suo ruolo nella società. Questa era l'idea del nostro gruppo editoriale e sono molto felice di presentarvi Maria Emanuela Basti, Relazioni Industriali di ANIA. ANIA, ci tenevo a sottolineare, sta per Assicurazione Nazionale fra le imprese assicuratrici. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito. Sono molto contenta di essere presente qui con voi oggi. Anche noi per averla e sentire anche il suo punto di vista. Intanto vorrei partire con una domanda molto generica. Che anno è stato il 2020 per il settore assicurativo a livello di occupazione femminile? È migliorato qualcosa? È peggiorato o è rimasto come il 2019? Ma in primo luogo mi permetta una premessa che vi porto i saluti della nostra presidente Maria Bianca Farina, che dà molto impulso alla nostra attività anche delle pari opportunità. È una cosa che ha molto a cuore e quindi ci dà molto slancio su queste attività. Per quanto riguarda il nostro settore, io ho ascoltato, per quanto ho potuto, con molto piacere, gli interventi che mi hanno preceduto sono stati molto interessanti, e devo dire che il 2020 in linea generale è stato un anno molto, molto difficile. Per fortuna, o comunque insomma, per il nostro tipo di attività, il 2020 nel settore assicurativo non ha creato grandi scompensi da un punto di vista occupazionale. Do qualche dato così di massima per così dare un quadro complessivo. Noi non siamo il settore assicurativo, non è un settore grandissimo perché occupa circa 50.000 persone, ha un'occupazione a tempo indeterminato del 97% e un'occupazione femminile del 48,5%. Devo dire che la pandemia, così come per tutti gli altri settori, ha visto le donne protagoniste, protagoniste anche nel portare avanti tante incombenze, tante difficoltà. Il settore è riuscito in pochissimo tempo, nel mese di marzo, a organizzare il lavoro da remoto per pressoché il 100% dei lavoratori, soprattutto nelle grandi città dove la pandemia ha colpito o comunque dove c'erano maggiori difficoltà organizzative. Questo è stato uno sforzo che è stato fatto e ha portato i suoi frutti. Non abbiamo avuto licenziamenti in generale, non abbiamo avuto licenziamenti di personale femminile, quindi questa è una piccola buona notizia in mezzo a quel che ho potuto sentire, che ha visto tanti licenziamenti o comunque perdite del posto di lavoro da parte delle donne. È stato un anno, ne abbiamo anche parlato nel corso dei nostri incontri della Commissione Pari Opportunità, che è una commissione bilaterale. Abbiamo fatto un evento che si è occupato proprio di questo. E le donne sono state sicuramente coinvolte in prima persona. È una cosa che era immaginabile per certi versi, ma ha creato anche molte difficoltà a ogni madre, ogni persona che si prende cura degli anziani o che ha situazioni familiari complesse, disabilità e altre difficoltà. Guardi, io ci tenevo a sottolineare che lei ci sta rappresentando comunque una statistica molto positiva, perché forse è uno dei pochissimi settori dove non ci sono stati persi posti di lavoro, e questo è davvero davvero importante. Visto tutte le altre statistiche che abbiamo riportato fino a poco fa, le volevo chiedere
Qual è, ecco, la situazione attuale nel vostro settore per quanto concerne, ecco, l'occupazione femminile a posti manageriali, e cioè posti che comportano tantissime, responsabilità, posti che comportano delegare il lavoro e spesso essere, sopra gli uomini, che non c'è nulla di male, per carità, ma come, ecco, come è messo il Come non settore? essere d'accordo? Come è messo il settore sotto questo punto di vista? Si può dire lo stesso, che c'è una statistica piuttosto positiva? Ma volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, perché mi sembra di buon auspicio in generale, perché sono un po' abituata a farlo, certo non c'è la stessa occupazione che nei livelli impiegatizi, però è un trend in crescita ed è un trend in buona crescita perché, se non erro, nell'ultimo quinquennio le posizioni manageriali e anche manageriali in generale, apicali in particolare, sono cresciute addirittura di 6 punti percentuali. Quindi c'è tanto lavoro ancora da fare, però stiamo osservando che c'è un mutamento anche in su queste posizioni più importanti. Ecco, invece le volevo chiedere, ha menzionato lo smart working e certamente ha aiutato tantissime persone a preservare il lavoro, ma come ha cambiato il vostro modo di lavorare la pandemia da Covid-19? Ma a mio personale modo di vedere è un cambiamento veramente epocale e non reversibile. Come accennavo prima, le compagnie di assicurazione hanno in pochissimo tempo organizzato il lavoro da remoto per la totalità dei dipendenti e attualmente pure per misure precauzionali, perché per cercare di fare la nostra parte, la quasi totalità dei dipendenti del settore assicurativo lavora da remoto. Lo smart working è una cosa differente, è una cosa che stiamo cercando di organizzare per il futuro, che speriamo sia il più vicino possibile. Proprio di recente, un paio di settimane fa, abbiamo sottoscritto con le organizzazioni sindacali le linee guida per l'applicazione del lavoro agile quando cesserà l'emergenza sanitaria. Sono delle linee guida che prevedono tanta flessibilità operativa e vogliono veramente dettare delle regole generali che poi ogni azienda potrà applicare secondo le proprie specificità, che però rispettino così dei canoni generali che ormai sono attestati, l'abbiamo visto in quest'anno, sulla massima flessibilità oraria per il lavoratore. Sulla disconnessione che è assicurata oltre, secondo insomma, certi parametri che riguardano il nostro contratto collettivo. Non è prevista, e questa la ritengo una cosa molto importante, una percentuale minima o massima di presenza in ufficio. Abbiamo visto che in altri settori o comunque nei comparti ci si è attestati o organizzati per un 50% di presenza in azienda, che il 70%, che il 60%. Noi non abbiamo previsto una percentuale proprio perché abbiamo ritenuto che le aziende e il personale rappresentato dal sindacato dovessero avere la massima autonomia e flessibilità nell'organizzare secondo le proprie specificità, ma soprattutto anche secondo l'appartenenza geografica, perché molte compagnie, si sa, sono in Lombardia o comunque sono a Milano, le loro sedi di lavoro sono a Milano e riteniamo che fosse giusto e opportuno che in città molto popolate, dove anche gli spostamenti in questo periodo, ma anche più avanti, si devono contingentare, limitare, ogni azienda si organizzasse a modo suo, di modo che anche da un punto di vista diciamo, della sostenibilità ambientale il nostro settore potesse fare la propria parte. In questo accordo, un'altra cosa che cui tengo sia sottolineata è delle norme che favoriscono l'inclusione. L'inclusione non solo, che per la maggior parte dei casi riguarda le donne, ma non solo, perché
ci saranno dei canali preferenziali per l'applicazione dello smart working a chi ha situazioni familiari complesse, a chi ha problemi di disabilità sia personali, favorendo in ogni modo chi è genitore monoparentale con figli minori di 14 anni o chi ha figli con disabilità. E anche nei casi di pendolarismo, comunque distanza dalla propria abitazione, dalla sede di lavoro molto importanti. Ci è sembrato utile, insieme con il sindacato, che si dovesse tener conto di tutti questi aspetti, di modo che la conciliazione vita-lavoro, e abbiamo visto quanto in questo periodo è stata, insomma, fondamentale, sia effettiva, sia una conciliazione, vera. Ci si possa organizzare secondo le proprie esigenze, d'accordo con il proprio datore di lavoro. Questo è un accordo che abbiamo sottoscritto qualche settimana fa, di cui siamo molto contenti. Senta, le volevo chiedere invece quali sono le iniziative che avete intrapreso per attrarre magari donne o ancora da un'età, come dire, abbastanza, diciamo, poco matura all'università o addirittura alle scuole superiori, medie e così via, giusto per creare un awareness, se vogliamo chiamarlo così, del settore, per quanto concerne il settore, che cosa vuol dire lavorare nel settore e certamente farlo conoscere alle giovani ragazze, magari anche in un'età di teenager. Ma allora, noi uno degli eventi più recenti che abbiamo fatto, che fu proprio a settembre 2019, ci siamo occupati proprio di analizzare un pochino, sia come poter osservare al di fuori del nostro settore, ma anche vedere dentro casa nostra qual era il nostro contesto di riferimento relativamente alla formazione STEM. Abbiamo fatto qualche piccola indagine statistica interna e abbiamo rilevato che la formazione nelle materie STEM ha riguardato la formazione aziendale che si faceva già all'interno dell'azienda, più o meno il 50% personale maschile e il 50% personale femminile. Alcune imprese, perché poi noi abbiamo delle attività che sono comuni all'intero settore, poi osserviamo e raccogliamo anche le buone pratiche delle singole aziende. Alcune imprese pongono in essere delle collaborazioni con le università, ma anche con i licei, con le scuole superiori, per diffondere diciamo il più possibile l'accesso anche per le ragazze alle professioni STEM. In particolare un'impresa ha avviato questo progetto che riguarda la dualità, cioè consentire a dei ragazzi che fanno gli ultimi anni delle scuole superiori, quindi il quarto e il quinto anno, gli ultimi 2 anni, di entrare all'interno dell'azienda, osservare le attività che si svolgono in una compagnia di assicurazione e avere la possibilità di lavorare così, dare una mano. Potendo scegliere, individuare quelle che sono le attività più confacenti e vedendo anche tanti colleghi a lavoro. E mi sembra che il trend anche delle assunzioni nel settore assicurativo, che ha una buona fetta di materie prettamente scientifiche, si stia decisamente orientando dalle notizie che ci danno le imprese verso assunzioni dalle facoltà scientifiche, matematica, ingegneria, statistica, fisica, e quindi insomma siamo in un buon filone di apprendimento scientifico e di assunzione anche su quelle materie lì. Questo è davvero importante perché abbiamo parlato anche in precedenza, durante la nostra diretta, che la via per le pari opportunità è la via dell'istruzione, la via della conoscenza e quindi è un punto che ci tengo davvero a sottolineare. Ultimissima domanda, perché dobbiamo andare in pausa pubblicitaria, quali sono i suoi buoni propositi per il 2021, ma anche i buoni propositi per tutte le donne nel mondo del lavoro e non solo anche nella
società? Ma io, a parte di non dover più scappare da casa per richiudermi in ufficio per avere un po' di tranquillità, perché in casa c'era troppa confusione, ma questo è un piccolissimo obiettivo di brevissimo periodo. Il mio sarebbe un obiettivo, ma temo, pur essendo insomma cautamente ottimista, che il 2021 non sia sufficiente, però chissà chi può dirlo. Che si arrivi a non dover discutere di pari opportunità. Questo sarebbe, insomma, la cosa proprio il massimo. E questo lo auguro a tutti i livelli, in tutti i settori, in tutti i comparti, perché potrebbe anche bastare così, insomma, potrebbe essere il momento in cui non se ne discuta più. Ecco, speriamo che tutti, ogni giorno sarà 8 marzo. Grazie Ecco, mille, grazie grazie mille. a lei e Maria Emanuela complimenti. Bassi, Relazioni Grazie. Industriali di Anya, grazie per essere stata con noi. Buon pomeriggio, buon 8 marzo e buon proseguimento. Grazie a voi e complimenti. Grazie. Grazie ancora. Allora, noi ci prendiamo una brevissima pausa pubblicitaria, anche bellissima, ma soprattutto brevissima. Poi ci raggiunge in diretta Anna Villani, ovviamente a capo in Italia della Women in Security ASIS International. Quindi parleremo anche delle donne in questo settore davvero, davvero interessante, e cioè il settore della sicurezza. Rimanete con noi.